Sono con Giuseppe Allegri, pochi minuti dalla presentazione del libro, un libro non banale effettivamente. Lavoro subordinato, lavoro precario, stabilizzazione, in realtà la dico male, però quello che conta è la rete di welfare. Sì, certo, la nostra idea è quella di provare con questo libro a di fatto a proporre una nuova visione intorno al rapporto tra, diciamo, forme di vita, forme di lavoro e forme di tutele e garanzie. Il sottotitolo del libro infatti è per un garantismo sociale oltre la subordinazione, quindi un tentativo di ripensare il rapporto tra società e individui a partire dall'urgenza di tutelare la vita attiva, potremmo dire, e quindi di sganciare le prestazioni di welfare, le garanzie, le tutele, i diritti sociali dalla figura del lavoratore tradizionale, cercare di aprire un campo di discussione, di azione e di trasformazione intorno alle possibilità di un welfare autenticamente universalistico, perché crediamo che il superamento delle forme di lavoro tradizionale permetta non una regressione dei diritti sociali come di fatto è avvenuto negli ultimi 20-30 anni, soprattutto in Italia, ma invece l'apertura di un nuovo spazio politico e culturale di condivisione, di trasformazione sociale e di anche interventi normativi che permettano, insomma, di adeguare il nostro welfare che tradizionalmente è pensato per il lavoratore maschio, bianco, e sempre meno per questa figura, diciamo, e invece cercando di calibrarlo sulla persona che alterna periodi di formazione e di lavoro, periodi di sottoccupazione o di inoccupazione o disoccupazione con altri di lavori atipici, lavori autonomi, lavori indipendenti, intermittenza soprattutto della retribuzione oltre che lavorativa, e quindi il tentativo di ripensare le forme di tutela e di garanzia più per la tutela delle persone che per la tutela dei posti di lavoro. Non è che d'Antona il giuslaborismo fosse più moderno addirittura dei 5 Stelle per quanto riguarda il lavoro? Beh, è una bella domanda. Se io risponderei sicuramente di sì, perché già nel 95, in un articolo che è rimasto un punto di riferimento essenziale anche oggi, d'Antona aveva prefigurato questa estensione delle tutele fondamentali anche a ogni tipo di lavoro, e in particolare al lavoro autonomo cosiddetto di seconda generazione, pensate, ben 5 anni prima del famoso rapporto Supio dell'Unione Europea che ha generato un confronto continentale. Vorrei anche ricordare che l'ultimo testo scritto da D'Antona riguarda il reddito di cittadinanza. Precario significa ricatto di fatto da noi, no? La flessibilità non ha mai fatto rima con sicurezza, con certezza, no? La tradizione del Nord Europa è quella della cosiddetta flexicurity, cioè cercare di combinare una flessibilità dal punto di vista della prestazione lavorativa con una rete di sicurezza e di tutele sociali che cerchino di valorizzare l'indipendenza della persona nella propria esistenza. No, il problema è che, dici bene te, non abbiamo per nulla vissuto questa epoca di trasformazione del welfare che cercasse di bilanciare, insomma, l'intermittenza lavorativa con l'aumento delle tutele. In Italia è stata una continua rincorsa al ricatto permanente, fino ad arrivare al paradosso che di fatto la condizione precaria si estende a tutti, no? Il contratto a tutele crescente è una sorta di mistificazione in realtà, è un rendere tutti permanente precari in realtà. Infatti il Jobs Act sotto questo punto di vista non fa che rimanere nel filone regressivo delle riforme del lavoro degli anni 90 e degli anni 0. È anche vero che il governo in questo periodo sta cercando di pensare, infatti l'attualità del libro forse è anche questa, una sorta di collegato alla legge di stabilità per un nuovo statuto del lavoro autonomo non imprenditoriale. Forse il terreno potrebbe essere adesso questo, di fronte al continuo impoverimento di tutte le forme del lavoro, forse serve proprio un cambiamento radicale di prospettiva. La proposta del libro è un po' questa, cercare di riequilibrare le tutele, i diritti e le garanzie, ripeto, intorno alla valorizzazione dell'indipendenza della persona. La tesi fondamentale del governo è che sarebbe passato a un sistema di flexicurity. Ora, come noi diciamo anche nel nostro libro, questo non è assolutamente vero, perché mancano i pilastri della flexicurity europea, cioè non abbiamo il reddito minimo garantito, non abbiamo un sistema di politiche attive magari scelte anche dal soggetto
che vi deve ricorrere all'altezza di quello che fanno gli altri paesi europei, e non abbiamo un sistema di formazione professionale degna di questo nome. Quindi non siamo passati alla flexicurity. Per giunta, mentre sono state alleggerite le tutele del lavoro subordinato tradizionale, il lavoro autonomo di seconda generazione, il lavoro indipendente, il lavoro che non può essere ricondotto alla figura classica della subordinazione, è stato nuovamente gettato in mano al mercato, perché prima, attraverso la figura un po' falsa e un po' costruita a tavolino del contratto a progetto, quantomeno c'erano delle tutele minime, molto minime, ma almeno, per esempio, quella sui compensi, addirittura introdotta dalla Fornero, era una misura che poteva essere significativa. Oggi invece il lavoro a progetto è stato cancellato, ma con esso anche le tutele. Quindi possiamo dire che nell'ambito del lavoro non dipendente si è tornato al principio chi di contrattuel di giusto, cioè decide il mercato e la libera contrattazione. Paradossalmente il dibattito anche all'interno del giuslavorismo e delle strutture sindacali di metà degli anni 90 forse era più avanzato di quello che abbiamo invece subito nel corso degli ultimi 20 anni. Allora un po' il gioco potrebbe essere questo: tornare a recuperare quella nobile tradizione del giuslavorismo italiana che però è stata sconfitta. Dall'altra non possiamo non dimenticarci che l'innovazione tecnologica, fuori di retorica, ma insomma, no, il lavoro al tempo della cosiddetta uberizzazione, della cosiddetta sharing economy e via dicendo, pone un problema generale al sistema di produzione e al sistema di welfare. Al di là della polemica del governo, di Renzi in particolare, sui sindacati, però mi sembra di capire che proprio a livello tecnico, scientifico, di studio, il lavoro è sempre meno una trincea sociale, dico bene? Guarda, per quanto riguarda i sindacati, diciamo che questo contrasto del lavoro indipendente è sempre stato il prezzo che i governi, a cominciare di quello di Berlusconi, hanno dato, il contentino dato ai sindacati, in quanto si è cercato di forzare questi lavoratori che per scelta o anche per oggettiva qualità della prestazione lavorativa eccedono lo schema del lavoro dipendente nel lavoro dipendente. Certo, oggi ci troviamo, diciamo, di fronte a questa situazione paradossale in cui i secondi, cioè i lavoratori dipendenti, sono precari perché tali da sempre sono considerati, e gli altri vengono resi sempre più flessibili e precari, in quanto gli si vengono tradizionalmente levate le garanzie essenziali. Quindi... Ma quindi era veramente un totem l'articolo 18? Forse no? Ma io su questo ho un'opinione molto personale. L'articolo 18 non ha mai riguardato, come tutti sappiamo, le imprese sotto i 15 dipendenti. Ora, oltre la metà, da sempre, dal 1970, delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi ha riguardato la metà dei lavoratori. Poi dicevano le ultime statistiche fino al 2015 che in sostanza un contratto su 20 era a tempo indeterminato standard, e quindi era in astratto applicabile l'articolo 18. Se unifichiamo questi due dati, praticamente un contratto su oltre 40 vedeva l'applicabilità dell'articolo 18, quindi hanno cancellato quello che in sostanza era già cancellato dalle dinamiche sociali di questo paese. Del resto, quando un rapporto di lavoro diventa incerto, le tutele migliori sono sempre quelle, a mio parere, legate al mercato, cioè una robusta e deterrente indennità di disoccupazione, un risarcimento del danno che alla fine funziona con una deterrenza maggiore che l'ordine del giudice di reintegrare un lavoratore in un posto di lavoro che magari non c'è più o che viene soppresso.